In oltre 60.000 hanno affrontato le gelide temperature della capitale per assistere all'udienza del Papa in Piazza San Pietro. Tra loro anche centinaia e centinaia di fedeli giunti dal Sud Italia in rappresentanza dell'Associazione Città del Santissimo Crocifisso, che raccoglie numerosi comuni della Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia, accomunati da una salda tradizione religiosa. A guidare la folta delegazione alcuni amministratori locali. Quello che è il nostro progetto è quello di accomunare i nostri comuni intorno al Santissimo Crocifisso, creando dei rapporti che possono svilupparsi anche dal punto di vista socio-culturale e anche diciamo imprenditoriale sotto certi punti di vista, perché riteniamo di poter sollevare le nostre comunità utilizzando diciamo questo strumento che è la fede verso il Santissimo Crocifisso. Ieri siamo stati anche a Santa Marta con il presidente dell'associazione, oggi ci sono i rappresentanti di molti comuni che aderiscono all'associazione e quasi 700 pellegrini che sono venuti con i pullman dai rispettivi paesi, più i parroci e il nostro assistente spirituale Don Beniamino. L'assistente spirituale dell'associazione ha avuto anche modo di scambiare qualche parola con Papa Francesco. Ho portato il saluto e la simpatia di tutte le città del Crocifisso e lui l'ha accettato molto volentieri, anzi ho presentato anche una busta con delle offerte per gli alluvionati della Sardegna, poi ho chiesto un autografo, prima ho detto è proibito, poi ho detto ma lei glielo metto.